non conoscevo il mondo del cinema, cioè mi aspettavo, ok, ti scelgono per fare l'attore, i mesi prima del set ti fanno un lavaggio del cervello e diventi il, cioè, quindi insomma un'interpretazione mia da ignorante. In realtà non è andato così, nel senso che noi siamo stati formati durante le riprese del film, cosa che a me, ripeto, sempre dal mio parere da ignorante, sembrava una cosa un po' rischiosa, perché io per esempio avevo paura, come ho già detto, di fare dei danni, no? In realtà è stato perfetto, nel senso che probabilmente con una preparazione troppo impostata prima avremmo perso quella che Paolo dice di vedere in noi, cioè quella verità, quella spontaneità di chi non ha studiato recitazione, quindi di chi non ha un imprinting che ha un attore professionista che ha studiato. Il ritratto che mi hai fatto era bello crudele, però ci hai beccato. Io me lo sono appeso in camera e me lo guardo tutti i giorni, così pensa quanto sono stronza. Niente, volevo solo dirti questo, ciao. Io facevo nuoto sincronizzato agonistico, quindi mi ricordava molto, cioè ogni tanto vedevo in Paolo la mia allenatrice di nuoto, no? Durante gli allenamenti, quindi a quel punto mi sono tranquillizzato, ho detto ok, è una situazione che posso affrontare, perché mi ricorda una situazione di vita che è quella dell'allenamento sportivo. Si tratta di allenamento, si tratta di seguire con attenzione chi ha esperienza, e quindi non solo Paolo ma anche gli attori con cui recitavamo. Cioè, per dire, nella pausa a caffè io chiedevo a Valeria Golino ma come si fa questo e quest'altro, e Valeria Golino mi diceva così, en passant, mi diceva devi fare questo e quest'altro, cioè fantastico. Poi per me è stata anche una specie di catarsi, perché quando non hai gli strumenti dell'attore professionista devi usare, cos'hai, cosa rimane? Rimangono la tua emotività, le tue emozioni, quindi ho dovuto tirar fuori anche cose che magari tenevo un po' sotto il tappeto. Questo film mi ha obbligato a aprire completamente il mio cuore e dopo mi sono sentita molto meglio, quindi è stata anche una terapia, diciamo, sì, fantastico. Che cazzo ci fai qua? Non avevi quella roba a scuola tua? Sì, infatti è solo un saluto veloce. Ho incontrato lo zio. Oh madonna, ti avevo attaccato un pippone allucinante. Ma no, è stato simpatico, mi ha detto di dirti che aveva un appuntamento con qualcuno. Sì, Sambuchino del Bar Nives. Serena ha 18 anni, quando io ho fatto il film ne avevo 23, adesso ne ho appena fatti 24. Quei 5 anni mi hanno cambiata molto, quindi sono dovuta tornare un po' indietro e ho dovuto riassumere degli atteggiamenti da diciottenne che adesso cominciano a starmi un po' antipatici, non so come dire, quindi sono dovuta ritornare a fare dei capricci che magari adesso non faccio più, ho dovuto fare un passo indietro nella maturazione e quindi ho odiato un po' tutte le parti più immature di lei. Ho amato il suo coraggio e la sua determinazione e anche la sua intelligenza, perché è un personaggio intelligente, questa cosa mi piace. La mia Jeep? Chi l'ha riportata? Ma che cazzo ne so, io ho lasciato le chiavi nel cruscotto, ci avranno pensato i Crosetti. Figlia, sei grandissima, vieni tu. Scusate. Dobbiamo andare. Io durante il set mi sono laureata, nella triennale, ma quest'anno proprio senza dubbi mi sono iscritta alla specialistica e sto facendo filosofia della scienza, mi piacerebbe lavorare nel campo delle neuroscienze. È una cosa che ancora mi stimola, cioè il film non ha minimamente toccato quella parte, però ho fatto comunque un film, cioè se questo film dovesse piacere, io me lo auguro, sarei felicissima, e se io come attrice potessi funzionare in altre occasioni, ovviamente sarei felicissima. Ecco, non sono qua che sbavo cioè se magari è la prima e unica esperienza non succede niente, nel senso che continuo con la mia vita. Però sono assolutamente aperta a qualsiasi altra proposta. No, è bello, cioè recitare è bellissimo.